Connecting to chat. Oggi diretta dei finiti settimana, quindi parlate voi, raccontate i libri che avete letto, ci dite se li consigliate, li guardiamo insieme su Amazon. Ciao Jessica, buonasera a tutti. Ciao San, come stai? Tutto bene? Io non ho ancora finito nulla, ma ho in lettura Il Mondo, che se la diretta fosse delle letture in settimana e non dei finiti, sarei tipo la prima della classe dopo di te. Ottimo. Chi è l'invitata? Ciao Mucchino. La mia nuova mucca. Volevo farla partecipare. In fondo è così grande che non so dove metterla, quindi la tengo nella stanza dei libri. Sì, oggi siamo in due. Ciao Arianna, tutto bene? Oggi ho un occhio un po' rosso, mi dispiace essere peggio del solito, non mi guardate troppo intensamente in faccia, così non lo notate tanto perché non è tanto. Non si vede tantissimo, dai. Si può sopportare, comunque dopo mi metto piccola così non mi notate. Ho deciso adesso, facendo la storia su Instagram, che si chiama Mucca con 2K, ma potrebbe cambiare perché non gli abbiamo dato il nome. Quindi. Per adesso Mucca è il suo pseudonimo, poi non lo so. Non si vede tanto, no? Se non lo ricevi non l'avrei notato per nulla. Ok, ottimo. Ve l'ho detto perché io facendo la foto per la Stories me ne sono accorta e quindi mi sento molto a disagio. Io nella vita reale, quando ho un occhio rosso, se devo per forza uscire, guardo continuamente per terra e sembro tipo, non so, o arrabbiata o triste. Ma in realtà, insomma, faccio notare ancora di più il fatto che ho l'occhio rosso, ma non ci posso fare niente. È una cosa che mi manda completamente in ansia. Beh, non si vede che è l'occhio rosso e se non ce lo dicevo neanche me ne accorgevo. Ottimo. Bene, sono contenta. L'importante è che non dia fastidio. Oggi è molto poco rosso, altrimenti se fosse stato molto peggio, insomma, vi avrei preavvertiti, ecco. Però è un pre-rosso, quindi vedremo poi domani. Quindi, Jessica non ha finito in settimana. Comunque, se non facciamo in tempo, ciao Beatrice. Se non, cioè, se non abbiamo della ciccia di cui parlare, possiamo parlare anche delle letture in corso, ovviamente, volentieri. Già la diretta dei libri del 2021 praticamente sarà cortissima perché ci sono soltanto tre libri, quindi questa qui la possiamo allungare come ci pare, insomma. Io ho tre finiti in settimana, ottimo. Ci pensa sempre Beatrice a coprirci le spalle per avere materiale di cui parlare. Voi festeggiato? Ah, immagino che sia per la partita. Neanche io ho finito settimana con la scusa che sono andata via questo weekend, non ho letto tanto. Allora, io la partita d'Italia l'ho seguita un minimo perché comunque il mio ragazzo la guarda, però insomma non sono molto patriottica in questo caso. Cioè, nel senso, sono contenta, però non sono particolarmente interessata, ecco. Oggi come mi si sente? Meno o peggio? Meno o peggio è la stessa cosa. Peggio, meglio, uguale al solito perché ho il microfono in un punto diverso. Sì, ma vabbè, alle 3:30 sono nata nanna. Se no morivo di sonno, dato che anche sabato ho fatto le 3 e non ho più l'età. Ah, guardate, io sono sempre stata una che andava a letto tardissimo e adesso alle 11 ho sonno. È grave. Ciao Giulia. Sì, anche se ero in coma, sono tornata da 3 giorni in montagna, avevo un sacco di sonno, ma con i rigori mi sono subito svegliata fuori. Cioè, i rigori sono l'unica cosa che ho guardato anch'io. Ti si sente bene, ok. Inizio a dirvi i miei finiti. Canto della pianura, il mestiere dello scrittore e ho abbandonato a pagina 400 di 560 i racconti di Kafka. Grave. Abbandonato alla fine, cioè non alla fine, però insomma, avevi tenuto duro. Allora, li segno. Common V, Canto della pianura. Ok. Poi, il mestiere dello scrittore. E
I racconti di Kafka. Scrivo racconti di Kafka. Ok, mi sa che sai che rischi di esserci soltanto te, Beatrice, con i finiti. Vediamo adesso. Ciao ragazzi, sto facendo altro ma vi seguo. Ciao Simona. Abbandonati per disperazione. Immaginavo perché, insomma, eri andata avanti, quindi. Che ansia quei rigori, a me i rigori distruggono anche se non mi interessa nessuna delle due squadre. A me piacciono tantissimo i rigori, sono l'unica cosa che guardo proprio volentieri. Sarà che sono veloci e comunque c'è suspense. No, Kafka, comunque capisco, anch'io di recente mollo. Sono stracuriosa di cosa pensi di Canto alla pianura, adesso sarà il primo di cui parleremo. Io ti sento bassa come sempre, ma è un problema mio, è l'audio mio che non è performante. Ah, no, questo non so dirti. Il pro mio problema è la ventola del computer, perché la ventola del computer fa molto rumore e purtroppo si accende. Adesso è un caldo che si crepa, a maggior ragione. E quindi ho tenuto il microfono un po' più lontano dalla ventola, sperando che si senta più forte la mia voce della ventola almeno. Ciao Camilla, che quindi per me erano racconti di cacca. Esatto. Questa qui è proprio una battuta dal mio fidanzato, è proprio tipica. A una coppia di amici mi ha prestato a cambiare l'acqua ai fiori, per cui appena finisco il Marchese di Roccaverdina, io comincio a leggere. Lo comincio a leggere, ottimo, così manchiamo soltanto pochi noi altri. Anch'io curiosissima di Aruf. No, ma come dai, non penso di aver finito solo io. Secondo me sì, tutti gli altri, nessuno sta dicendo niente, quindi secondo me hai finito soltanto te. Cioè, oddio, anch'io ho finito 3 libri, ma io di solito non ve ne parlo, insomma. Anche perché oggi ci sarà una sorpresona di cui mi pento amaramente, ma ormai l'ho fatta. Quindi non ve ne parlo anche qui. Io sto leggendo, ascoltando, quando inizi, se ti va fammi sapere così ci confrontiamo, ok? Ah, quindi lo state ascoltando tutti? Cioè, siamo rimasti soltanto io e Mauro adesso ufficialmente con cambiare l'acqua e fiori mancante. Sono una uoma. Vabbè, l'umorismo è di... cioè, insomma, non si distingue tra uomo e donna. Ah, mi sa di sì, ne ho lettura, finiti nessuno. Ecco, vedi? Certo, spero di riuscire a finire il Marchese in 2, massimo 3 giorni. Che sorpresa, ottimo. Curiosa della sorpresa. Ah, che sorpresa era per me. Curiosa della sorpresa. Beh, adesso ve l'ho detta così, sembra chissà che cosa, ma in realtà è una cosa semplicemente che è super cringe per me. Io mi vergogno tantissimo. Praticamente ho fatto semplicemente, cioè proprio una roba semplice, però sono agitata per niente. Ho fatto semplicemente un video dove non mi si vede neanche, ma si vedono tanti libri dei finiti in settimana, che dura neanche 3 minuti. E ve lo pubblico stasera. Semplicemente parlo e faccio vedere i libri, soltanto che l'ho fatto, insomma, in modo scarso. Cioè, sono scarsa, mi sento molto scarsa, quindi mi vergogno e quindi niente. Faccio semplicemente pubblico, lo pubblicherò stasera, ma mi vergogno di me stessa perché è scadente. E non, il problema qual è? Che non l'ho riascoltato perché se lo riascolto poi lo cancello e non lo pubblico. E quindi sicuramente a livello di eloquio non è al massimo perché ci saranno ripetizioni o comunque mi sono fermata o cose di questo tipo perché comunque l'ho fatto tutto quanto di una botta. Cioè prima ho registrato il video e poi ho parlato sopra il video. E quindi insomma sarà venuta una roba tristissima, ecco. Però ho pensato meglio pubblicarlo scarso, scadente, piuttosto che non pubblicarlo, perché io se mi risento poi lo cancello, sono fatta così. E quindi insomma avevo fatto questo. Quindi nei finiti in settimana parlo già lì, quindi se parlassi anche qui insomma sarebbe una ripetizione extra, perché poi ve ne parlerò anche quando vi parlerò della classifica del mese, quindi insomma due palle, onestamente. Quindi vabbè. E quindi niente, se mi volete lasciare poi dei feedback, non per forza lì, non per avere i commenti e i like, insomma, però anche in privato se mi volete dire se fa schifo, più che altro per dirmi, cioè, da amiche, da amici, guarda, fa pena, lascia perdere. Allora. Manca anche a me, ma non ho il coraggio, penso sia troppo triste. Ecco, anche a te, Camilla. Siamo rimasti in 3 allora. Io, ecco, è triste quindi. Immaginavo che in parte fosse triste perché,
però non so proprio niente della trama. Si leggetelo, cambiare acqua vale tanto, io prima o poi. Ma quanto è bello il mega peluche che hai dietro. Ti ringrazio, mucca. Mucca è molto contenta. Sono molto fiera della mia mucca. Matteo non riesce a capire questa cosa. È da quando è arrivata che. Oh, la mia mucca, la sposto a distanza come se fosse un essere vivente. Ai cani non piace per niente, hanno il terrore della mucca. Io sto cercando di convincere Mauro per cambiare l'acqua ai fiori, ma non so se funzionerà. Prima o poi lo convinciamo. Vedrai, lo convinciamo. Io dico lo convinciamo, ma io non l'ho letto. Però quando lo avrete letto tutti, forse mi convincerò a leggerlo anch'io. Ma no, i tuoi video reel sono sempre bellissimi. Grazie, Arianna, te sei troppo buona. Troppo buona e gentile. Ma nonostante siano tutti scadenti, questo credo che sia il peggiore che ho mai fatto. Quindi sono ancora preoccupata lo stesso. Che bello, non vedo l'ora di vedere il video, ma no, sarà sicuramente bellissimo. Ma è proprio una roba, cioè, basic, ma proprio standard, niente di speciale. Da come l'ho raccontata sembrava una roba complessa, ma in realtà è stato complesso per me perché io non ce la faccio. Shh, ti sente quella lì con la mucca. Dobbiamo farci rivelare da Mauri come è corruttibile, o se preferite sia corruttibile. Ah, non lo so, perché lui ha il gelato per corromperci, mentre lui non lo so. Sam, tu non hai sentito né letto niente. Stile pinguini di Madagascar. Carini e coccolosi. Va bene, ti faremo sapere per il reel, nel caso fosse brutto te lo dirò senza vergogna, esatto. Cioè, cerca di essere un po' diplomatica, tipo, ti consiglio di fare qualcos'altro perché sono interessata a altre cose, ti vengono meglio altre cose. Fammi un complimento intrinseco, ma dimmelo perché. Insomma, se fa troppo schifo, devo rendermene conto. Il mio problema è che, cioè, il mio metro di paragone è il fidanzato, qui praticamente non ha tempo per badare le mie cose di Instagram e quindi già neanche glielo ho fatto vedere, ma tanto se glielo facessi vedere mi direbbe che è bello, perché lui accetta tutto e dice sempre che è tutto bello. Il problema è che non è tutto bello e io devo sapere se faccio una cosa penosa, perché da sola non sono in grado di rendermene conto, perché mi sembra tutto penoso, quindi faccio fatica. Sicuramente non con il gelato e forse neanche con King, immagino abbia la bibliografia completa, esatto. E poi lui non è neanche uno di quelli molto accumulatori per dire con edizioni rare o cose così, quindi facciamo fatica. Mauro non cambia l'acqua e fiori, Mauro fa i gelati, esatto. Comunque neanche io cambio l'acqua e fiori, non ho fiori. Mauro non cambia l'acqua e fiori, l'ho già letto, io anche sarei fiera del peluche di mucca, però perché io ne desidero uno grande grande da quando sono ragazzina, anch'io ne desidero uno grandissimo. Questo qui non è tanto grande perché è su una scatola adesso, quindi è così. Che è già abbastanza grande, quindi sono soddisfatta, però io ne voglio uno più grande di me. Il problema è che costano un po' di soldi, quindi questo qui l'ho avuto gratis, quindi me lo sono pigliata per questo motivo. E se ci sarà mai uno più grande lo prenderò, ma purtroppo non mi è mai capitato e Matteo non me lo comprerà mai. Mi sono persa. Dove pubblichi il video? Lo pubblico su Instagram appena finisce la diretta, se mi ricordo. Spero di ricordarmi. È già su IGTV pronto per essere pubblicato, quindi lo pubblico su IGTV. A me sta piacendo molto cambiare l'acqua e fiori, anche se sono solo all'inizio. Ok, ottimo. Partiamo bene. Questo qui, secondo me, sarà un libro da unplaying. Anch'io vorrei un peluche gigante, ma mi hanno tolto tutti i peluche quando ero piccola per l'allergia. No, triste. Che trauma. Immagino. Io avevo da piccola, ma proprio da neonata, avevo un peluche tipo così. E sono arrivata che era diventato così. A forza di abbracciarlo, tenerlo addosso così, cioè l'avevo fatto rimpicciolire, era senza peli, senza niente, era rimasto proprio lo scheletro, tipo. Che poi non era uno scheletro, ovviamente, perché era morbido. Mimì si chiamava. Jessica, poi mi dirai la fine, si ride, si piange, si capisce nell'animo la protagonista e poi ci sono i gatti. Ottimo. Ovviamente la connessione va male, mi sono persa già non so quanti minuti di diretta. Ottimo, perfetto. Se c'è qualcosa ovviamente che non capisci perché sono a metà o cose così, ripeto tranquillamente. Anche perché mi pare di capire che ci sono tanti libri di Beatrice veramente, quindi facciamo in fretta proprio. Perfetto, così anche ti do il mio feedback. Sì, infatti già mi ritrovo in questa sintesi. A me funziona solo la chat, il video non si vede. No, forse è positivo, Jessica. Allora, prima di tutto adesso in questo momento non sto facendo vedere i libri, quindi sei a posto. Se non vedi me, forse è meglio oggi. In generale, proprio. Però c'è la mucca, è vero? Non vedi la mucca così.
Sì, prova ad aggiornare, magari la vedi. Teoricamente, se gli altri vedono, dovrebbe essere un problema temporaneo tuo. Va bene, allora intanto io mi preparo per parlare dei libri di Beatrice. Provato, ma niente, credo sia wifi, quindi ho messo da cellulare con connessione dati, anche se non capisco perché va la chat e non i commenti. Ah, non i commenti anche? Non vanno i commenti? Strano. Niente, praticamente cioè, di due dispositivi non ce n'è uno che insieme riesca a fare tutto quanto. Cioè, o manca il video o mancano i commenti. Ottimo. Dicevo, intanto vado da Beatrice che ha detto che ha letto il primo è Canto della pianura e parliamo un po' di Canto della pianura. Io spero di rileggermelo presto. Sono indecisa però se leggermelo in cartaceo oppure se ascoltarlo in audiolibro. Sono un po' indecisa, quindi vedrò. Parto? Sì, vai. Canto della pianura, voto 8. Bassino. Mi è piaciuto molto, ma non da dire wow, soprattutto perché all'inizio non si capiva dove volesse andare a parare e la trama sembrava fin troppo inconsistente. Oddio. Inconsistente, invece andando avanti con la lettura tutta la struttura è immersa nella sua bellezza. Ok, bene, quindi è andata bene dopo. Vai Bea, dimmi che hai amato Aruf. Ho un parere discordante anche per quanto riguarda l'ambientazione di Holt e i personaggi che la abitano. Per quanto l'ambientazione sia bella e ben descritta e particolarmente di mio gusto, i personaggi sono caratterizzati in modo eccessivo, caricaturale, dei cliché sull'americano tipo. Ragazze incinte, bambini abbandonati a se stessi che lavorano consegnando i giornali, anche i dialoghi tra loro sono fin troppo forzatamente americani, il campione e la giovanotto. Ma va bene, non commento, dai. Lo stile invece è fenomenale. Ho trovato molto bello il fatto che vengano ritratte famiglie disfunzionali, ma al contempo interessanti e moderne, soprattutto la relazione tra i fratelli e la ragazza. Sì, bello, è vero. Io la trilogia l'ho ascoltata in audiolibro. Sì, mi ricordavo infatti, l'ho ascoltata con questi audiolibri qui, immagino ci saranno stati questi. Questi sono di qua, qui, ok. E, quindi era piaciuta, la consiglieresti da ascoltare in audiolibro. Beh, ci sta dai cliché quando devi fare simpatizzare con personaggi, si capisce dove vivono. Ora rispondetemi punto per punto, me l'ero scritta perché prescritta perché sapevo che ci sarebbe stato dibattito. Ma adesso vediamo che cosa dicono le altre. Adesso ti rispondo punto per punto. Allora, a livello della trama io faccio fatica a risponderti perché per me la trama in un libro non è rilevante per niente, a meno che non sia un thriller, in cui è abbastanza importante la trama, in un romanzo di narrativa generale, per me ci può anche non essere la trama che non me ne frega niente. Quindi questo aspetto io non lo guardo molto e faccio fatica quindi a dirti, cioè, insomma, io sono stata soddisfatta, a parte che non mi ricordo assolutamente niente io perché li ho letti molto tempo fa. Però, insomma, cioè non guardo la trama, quindi non vado a quello. La struttura invece mi piace molto, quindi sono contenta che sia piaciuta anche a te. Poi, l'ambientazione di Holt e i personaggi che la abitano. L'ambientazione è bella e ben descritta, sono d'accordo, sono particolarmente mio gusto. I personaggi. Allora, i personaggi non li trovo caratterizzati in maniera eccessiva, li trovo veri, semplicemente. Non so, è come se mi dicessi che, cioè, comunque i personaggi, anche se non sono simili, mi ricordano in parte quelli di McCarthy. Tu non mi puoi dire che, cioè, il personaggio di McCarthy è ovviamente uno stereotipo, ma esistono gli stereotipi. È come se, cioè, insomma, cioè, ci sono dei personaggi che sono, cioè, è come uno stereotipo di un romagnolo per dire esiste. Vi assicuro che lo stereotipo di un romagnolo esiste, ce ne sono anche a valanga per dire, quindi se io esco di casa di stereotipi per romagnolo ne conosco tantissimi, quindi se volessi fare una che so, un romanzo sulla Romagna e sulle cose in generale, dovrei per forza scrivere per stereotipi, cioè i dialoghi, perché appunto la gente parla così, quindi cioè io non lo trovo negativo, non lo trovo stereotipato, lo trovo sincero, lo trovo onesto, perché in una cittadina come vuoi che parlino? Secondo te non dicono i campioni e la giovanotto, tipo. Però questo qui è un'opinione mia. Lo stile è fenomenale, bene, sono d'accordo. Ho trovato molto bello il fatto che vengono ritratte famiglie disfunzionali, ma al contempo interessanti e moderne. Esatto, sono d'accordo. Questo
connubio tra appunto questi due settori diversi, l'ho notato anch'io. Cioè c'è tipo sia antichità, tradizione, ma poi in realtà c'è della modernità anche nel cervello. Vediamo cosa hanno risposto gli altri intanto. Ok, allora sì, assolutamente piaciuto gli audiolibri, tre voci diverse per ogni libro, ma tutti e tre provati lo consiglierei, me ne sono innamorata così. Magari provo poi se mi trovo continuo, altrimenti vado col cartaceo. La trama è abbastanza poca all'inizio, ma poi la struttura emerge e ha tutto più senso, però sì, le prime 100 pagine erano un po' scocciata. Ci sta, sono gusti. Ciao Anna, ciao, scusate il ritardo, ma stavo facendo ripetizioni, poi recupero la parte persa, praticamente non abbiamo detto assolutamente niente, abbiamo parlato della mucca. E, se hai dei libri finiti, facceli sapere perché ne abbiamo solo tre oggi. Mi ricorda quello che hai detto in passato sui libri italiani, cioè ci sono delle trame troppo legate all'ambiente e al territorio italiano, solo in questo caso applicato all'America. Esatto, cioè a Beatrice non piacciono le trame così semplicemente, però cioè, sono coerenti, nel senso non avrebbe senso far finta che non esistano delle cose perché è uno stereotipo. Cioè, non è credibile se una persona parla bene quando in realtà cioè, parla in un modo diverso soltanto perché, insomma, cioè, per me sarebbe più insensato al contrario, ecco. A me è piaciuta sia la storia sia l'ambientazione che lo stile. Sarà che io amo la cittadina e le campagne americane, anch'io, ho proprio un debole per questo. Io per la piccola cittadina americana, ma piccola cittadina in generale, ho proprio un debole. Sarà che comunque sono una kingiana e King praticamente vive di piccole cittadine americane dove la gente dice i giovanotto, quindi per me proprio è lo standard americano. Non mi ha pesato lo stereotipo dei personaggi, anzi non li ho proprio avvertiti come cliché neanch'io, perché io quando dico stereotipo in negativo intendo qualcosa che non ha anima, mentre qui mi sembrano verosimili, completamente verosimili. Poi che rientri in uno stereotipo è un altro discorso, certo la ragazza incinta può essere uno stereotipo, però insomma anche una ragazza senza incinta potrebbe essere uno stereotipo, nel senso, cioè, boh, è un po' sensazione credo, più che oggettivo. Cioè, nel senso che puoi avere ragione te come posso avere ragione io indifferentemente, perché appunto è come lo senti. Io ho amato tutto, mi sono affezionato soprattutto ai due fratelli, io concordo con Sam, per me sono reali e realistici di quel posto. Esatto, che poi è anche uno dei pregi di Kentaroof per me, cioè nel senso che se fosse un difetto, Kentaroof praticamente cioè, si sgretolerebbe perché è proprio la base del perché è bravo Kentaroof per me. Emma, di McCarthy ho letto solo Meridiano Sangue, che è ambientato attorno al 1860. I personaggi caricaturali nel passato mi danno meno fastidio di quelli al giorno d'oggi. Non so, ce n'erano secondo me un po' troppi di stereotipi. Dai ragazzini che consegnano i giornali, ci sono in ogni film e libro che vuole essere molto americano. Sì, ma ci sono perché effettivamente i ragazzini consegnano i giornali in America. Cioè, in un determinato periodo storico lo facevano, quindi se non ci fossero sarebbe semplicemente per cancellare una cosa, soltanto perché ormai è uno stereotipo, però rappresenta la realtà di quel posto. Io non ho terminato nuovi libri, purtroppo vorrei solo fare una precisazione a sempre il libro universitario di cui avevamo parlato l'altra volta, ma va benissimo farlo alla fine, ok? Ottimo, Anna. Sì, che ero curiosa. Esatto, Arianna, è una cosa che non mi piace quando si calca la mano sulla territorialità. Allora, Kentaroof in fondo è proprio famoso perché è riuscito a inventarsi un territorio che però fosse credibile, insomma. A me sono piaciute molto le descrizioni perché lasciano a ciascuno la possibilità di visualizzare le situazioni. La trama anche per me basta che abbia coerenza ed è marginale. Voto alto. Sì, sono d'accordo. In questo caso sono d'accordo con voi che ci stiano i personaggi caricaturali, ma secondo il mio personale gusto ce n'erano troppi. È giustissimo, il tuo gusto è il tuo gusto, Beatrice, non è che... Cioè, è assolutamente da te. Cioè, hai ragione, basta, nel senso, non è che... Io non ho letto ancora Roof, quindi ancora non posso dare un'opinione, però posso fare un paragone con quanto sto leggendo con l'Amorante nella storia. Lì i personaggi, parlando spesso e volentieri in dialetto romano, usano intercalari tipici laziali, ma non mi dà fastidio perché sono dialoghi verosimili con i personaggi messi in scena. Quando leggerò Roof mi farò un'idea precisa. Sì, no, nella Roof è molto meno marcata la cosa. Nell'Amorante è proprio, cioè, come dici te, capita spessissimo. E anche a me, per quanto insomma a me non stia facendo impazzire, lo sai.
Non dà fastidio perché appunto è credibilissimo, quindi ci sta assolutamente. Diciamo che il troppo cliché sia quando l'autore calca troppo la mano, tipo quei dialetti, robe così magari. Beh, sì, ma secondo me ci sono, a parte che ci sono, cioè comunque delle diverse sensibilità a certe cose, no? Perché magari ad esempio a me il dialetto non fa differenza, mentre altre cose mi toccano molto di più a livello di stereotipo, cioè ad esempio la mamma e la figlia che hanno il rapporto di odio e d'amore, perché la mamma e la figlia è normale che si odino, cose così, è una cosa che mi fa venire un nervoso indecente. O che la mamma è sempre la mamma e che ama la figlia, bla bla, cose così. Mentre i dialetti a me non toccano molto. Inoltre, comunque, cioè, quindi è molto soggettivo secondo me, nel senso, non, cioè, alla fine tutto quanto può essere uno stereotipo. Se vuoi rappresentare l'essere umano di per sé è uno stereotipo, nel senso, c'è cioè, quella che so, è tipicamente femminile, quella che per far vedere che non è femminile è più maschile, quella che è una via di mezzo e le rappresentate tutte e tre, e una delle tre è uno stereotipo, per dire, per fare un esempio. Cioè, se tu hai una fissazione su una cosa, fissazione anche cioè, non in senso negativo, nel senso se a Beatrice non piace quando si marca l'ambientazione, è ovvio che è più facile che senta come stereotipato questo, mentre io magari ho altre fissazioni, quindi è molto più facile che senta stereotipate altre cose, come ad esempio io nelle storie d'amore faccio fatica appunto a farmi prendere perché appunto sono più negativa nei guardi, mi sembrano molto stereotipate tutte quante e non sono tutte uguali però. Per me non ho ancora letto nulla di Kentaroff, ma ho tantissima voglia di farlo, infatti a brevissimo leggerò proprio questo che ho comprato insieme alle nostre anime di notte. Spero tantissimo che ti piaccia. Spero e credo. Sì, è vero che i ragazzini consegnano i giornali, ma non tutti i ragazzini. Noi italiani facciamo la pizza, ma non facciamo tutti la pizza, non so come dire. Sì, però, come se, sì, però secondo me questa qui è un po' come dire, tipo, gli italiani mangiano la pasta. Quindi se c'è qualcuno che fa un libro sugli italiani, c'è il tipo che mangia la pasta tutti i giorni. Uno potrebbe dire che è uno stereotipo. Io però la pasta la mangio tutti i giorni, per dire. Cioè, io la mangio tutti i giorni, la pasta, sono italiana e mangio la pasta tutti i giorni. Quindi sono uno stereotipo, può darsi, però sono vera, esisto, così come tante altre persone mangiano la pasta tutti i giorni, per dire. Quindi non, cioè, è anche uno stereotipo, certo, se un americano facesse un romanzo sull'Italia e rimarcasse il fatto che il protagonista mangia la pasta tutti i giorni, la gente gli direbbe, eh beh, certo, te sei americano e ovviamente metti sto stereotipo. Però è vero, cioè nel senso ci sono tante persone che lo fanno sul serio. Lo leggerò, Ruf. Spero che ti piacerà. Sta sfuggendo che comunque gli ho dato 8 e l'ho trovato molto bello. Sì, infatti gli hai dato un voto alto. Cioè, nel senso che io se penso che i personaggi sono stereotipati, di solito do meno di 8. Quindi vuol dire che comunque è un sentore, ma non è un fastidio, diciamo, da parte tua. Si notano più le critiche che gli apprezzamenti, come è normale, ma mi è piaciuto. Non da strapparmi i capelli, ma comunque molto. Sì, più che altro perché nelle critiche abbiamo qualcosa da risponderti visto che ci è piaciuto, mentre nei pregi diciamo sì, hai ragione. Quindi ovviamente c'è meno dibattito. Ci vorrebbe qualcuno a cui ha fatto schifo, così rimarcherebbe anche i pregi che dici. Certo, tutto dipende da quanto una persona piaccia o meno questa caratteristica anche dello stile dell'autore, esatto. Sì, ho capito cosa intendi, però in una cittadina così piccola ci sta la situazione disagiata e povera, ci sta il burbero solitario, ci stanno i ragazzini che portano i giornali, ci sono un po' tutte le figure, insomma, quindi è normale. Io comunque mi sono proprio fatta prendere la storia di ogni personaggio dal modo di Ruff di raccontarne, no? Cioè, io aggiungo proprio che se non ci fossero state queste cose, a me avrebbe fatto schifo il libro. Cioè, non l'avrei considerato per niente credibile. In una piccola cittadina non c'è, insomma, non c'è il ragazzino, non lo so. Strano, cioè nel senso che non fa, o magari c'è, però ci sono i ragazzini che portano il giornale per forza, cioè è necessario per me. Quindi magari non i protagonisti, non tra i personaggi principali, ma en passant il racconto di un ragazzino che passa lanciando il giornale mi serve. Ed è stato il primo NN che ho letto, mi è piaciuto molto il commento del traduttore, l'impaginazione, eccetera, tutto. Ottimo, sono contentissima da quel punto di vista.
che è quello più importante per me, perché mentre contenutisticamente comunque si parla di gusti, a parte che gli ho dato 8, quindi è andato benissimo, e la qualità di NN, insomma, ci tengo particolarmente. Sì, infatti è un voto buonissimo, infatti. No, non è sfuggito che hai dato un 8, un 8 e un 8, un buon voto sicuro, esatto. Ciao Monica, ciao, sono in ritardo, ho letto Alice Basso, il grido della rosa. Me lo scrivo subito. Me li sono scritti tutti e dopo ne parliamo. Esatto, Sam, magari io ho più occhio verso gli stereotipi su ambiente e territorio, li noto più perché non mi piacciono. Esatto, e ma ci sta assolutamente. È normalissimo. Cioè, comunque a me proprio piacciono, quindi ovviamente io li lascio passare allegramente, ecco. Anime di notte, visto i film, mi sa che film è piaciuto un casino. Il film non l'ho visto io, però mi è piaciuto molto il libro. Eh sì, infatti d'altro canto tutti mangiamo la pasta in Italia, o almeno la maggioranza direi. Adesso io non so se tutti quanti, perché insomma la gente è perennemente a dieta, ma nel mio caso io la mangio tutti i giorni la pasta. Quindi per dire, se un inglese mi venisse a dire te mangi la pasta tutti i giorni, come battuta, però è la verità. Mentre per altri posti è insospettabile mangiare la pasta tutti i giorni. Se fosse per me mangerei la pasta anche a cena proprio, se posso aggiungere. Grande Monica ha un altro libro di cui parlare. No, più di uno poi. Caro figlio Paoli, tre libri. Ultima cosa, quando mi consigliate di leggere il resto della trilogia? Subito, tra un mese, tra un anno? Io quello dopo lo leggerei presto perché è comunque molto collegato. E dipende da te e dipende anche dalla memoria che hai, perché sappiamo che te ti ricordi moltissimo tipo gli aneddoti, le cose, quindi se hai un'ottima memoria e ti scoccia leggerle troppo velocemente, puoi aspettare. Nel mio caso io ho una memoria proprio da pesce rosso, quindi se non lo leggo poco dopo mi dimentico tutto. Infatti, tipo, adesso non mi ricordo assolutamente niente. Intanto vado a vedere cos'è che avevi scritto, il mestiere dello scrittore, e vado a cambiare il librino. No, curiosa e al contempo preoccupata. Pesce rosso, eh sì. Pesce rosso era uno sbaglio perché io dico l'S male. Ah, ok, sono molto collegate, allora farei modo di leggerne tipo uno al mese, luglio, agosto, settembre. I primi due particolarmente. Anch'io lo leggerei presto, almeno il secondo col seguito, così magari tra un mese poco più, che ha il seguito, quindi magari tra un mese poco più esatto. Esatto. Anche io credo che sì, era una cadenza dialettale della zona Emilia-Romagna, esatto, sì. Io ovviamente non me ne rendo conto. Pensate che non so se è vero, però ci sono delle persone che hanno una cadenza molto forte, che la sento anch'io, insomma. Quindi io mi sento come se non ce l'avessi, perché quando ci sono delle persone tipicamente romagnole che ce l'hanno molto, la cadenza, io me ne accorgo, insomma. Però ogni tanto capita anche col mio ragazzo, che anche lui è romagnolo, che parliamo e magari ci casca un po' di più l'accento e ce ne accorgiamo l'uno con l'altro. Il mestiere dello scrittore, voto 8. Anche questo ottimo. Anch'io gli ho dato 8, quindi non posso dire niente. Molto bello, molto interessante. Ho apprezzato lo stile, molto semplice. I racconti molto personali del buon Murakami. Ok, bene, sono d'accordo. Lo stile è semplice, racconti personali. Sono d'accordo, anche io gli ho dato 8. Te ne avevi letto. L'avevi letto L'arte di correre invece, per sapere se ti è piaciuto di più o di meno. Secondo me è ottimo. Il terzo, Benedizione, puoi anche far passare di più, anche se comunque il posto è lo stesso, ci sono dei rimandi, ma le storie sono diverse lì. Esatto. No, l'ho buttata io così, mica mi riferivo a te. Ah, ok, credevo di averlo detto io. Unica pecca, a tratti l'ho trovato un po' ripetitivo, sì, è vero. Nella postfazione spiega che ha scritto i capitoli nell'arco di molti anni, buttati lì come pensieri per poi raccoglierli. Ecco, a volte un concetto che ha già espresso in un capitolo lo ripete più e più volte, ho già capito. Sì, quello è vero, e anche nell'arte di correre ci sono moltissime cose che ha già detto, insomma. Quindi io avendo letto questo qui come secondo, avendo letto prima L'arte di correre, avendocelo molto fresco,
fresco in testa o abbastanza fresco, le cose si ripetono anche in questo caso, quindi a me è piaciuto un po' meno anche per questo motivo. Il tuo accorgo con la prima O chiusa, adoro, fra parentesi, accorgo. Invece dite accorgo, si dice accorgo. Io non so come si dicono bene le parole, cioè veramente. Noi diciamo accorgo, sì. Invece accorgo. Mi fa troppo strano dire accorgo. Che bello quel saggio, mi ha fatto venire una voglia assurda di recuperare tutto Murakami. Anche a me, infatti. Il sogno realtà diverrà. Poi vedrò di recuperare la tua vecchia diretta su questo libro. Bene, così ci fai sapere. Bea, oh, si vede che ci tiene che sia chiaro quel concetto lì. Sì, si vede che ci ha pensato più volte. Avevo letto anche L'arte di correre. Avevo dato 8 anche a quello, ma mi era piaciuto di più. Ok, ottimo, sono contenta. Io gli ho dato di più, gli ho dato 9. Però, insomma, almeno ti era piaciuto di più. Ah, si ripete anche un sacco di cose che dice anche nell'arte di correre, ma almeno sono in due libri diversi, non lo stesso, certo. Ora che hai spostato il quaderno mi sembra di sentirti di più possibile, ma non credo, può darsi che dalla posizione che ho sia più spostata verso il microfono, perché ho allungato la gamba, quindi può darsi che sia per quello. Esatto, buono, non lo so mica cosa dice la dizione con la O aperta. No, aspetta, non riesco a capire niente perché si muove. Non lo so mica cosa dice la dizione su quale sia quello corretto. Ah, anch'io non ho idea. Sì, infatti lo dico con la O aperta. Accorgo. Accorgo. Io stella con E aperta. Stella. A stella. Non ce la faccio neanche questo. Allora, voi andreste d'accordo con gli emiliani, perché gli emiliani parlano con le E aperta e le O aperta. Tipo, gli emiliani, cioè una mia compagna di classe che veniva a scuola con me, veniva a scuola a Ravenna, la chiamava Ravenna. E noi andavamo in panico perché Ravenna non esiste. Apprezzo molto che esprima come lui scrive, come lavora, come ci è arrivato, eccetera. Però anche lì continua a dire, secondo me, vale solo per me. Lo so, vai avanti, ammirevole ma al contempo un po' pesante. Invece io questo l'ho apprezzato tantissimo, questa modestia che ha. È una cosa bellissima. Sarà che a me, quando, cioè, mi è capitato insomma che persone varie mi commentassero il blog, come scrivo, a livelli insomma un po' alti. La cosa che mi dicono sempre è di smettere di scrivere, secondo me, per la mia opinione, io, cose così, e di scriverlo e basta. E invece è una cosa che è mia, nel senso, non è altrettanto giusto. Quindi apprezzo Murakami che dice così e disprezzo tantissimo chi non lo fa. Cioè, ad esempio, Nabokov non dice mai una volta, secondo me, anche quando dovrebbe dirlo. E io è una cosa che detesto, proprio mi fa venire un nervoso, lo odio proprio come persona, lo odio, quindi non ce la faccio. Quindi io l'ho adorata questa cosa di Murakami, però hai ragione che lo dice tanto, quindi se a te dà fastidio è normalissimo, insomma, che l'hai notato a negativo. Cioè mi piace che non dica ok, questo è il metodo giusto e ragione io, ok? Sì, però semplicemente dici, lo dice troppo spesso. Ah, beh, a grande Kent. Secondo lui gli altri sono liberi di pensare diverso, già lo amo. No, stava parlando di Murakami, non di Kentaroof. Anche io ho apprezzato questo aspetto perché non vuole far vedere il proprio pensiero come assoluto. Esatto. Sì, ma se lo scrivi tu so già che è la tua opinione, va bene sottolinearlo, ma non ogni 3 righe. Ecco, mi immagino che si aspettasse, no, le critiche varie ed eventuali. Anche a Mantova pronunciamo con la tua... Con la tua, come la tua compagna, e anche noi intendiamo con Emilia tutta l'Emilia Romagna. purtroppo è così. Ma infatti, Rimini da noi è in Romagna, cioè da noi Rimini è in Romagna, però noi lì di solito li associamo agli emiliani perché parlano appunto in un modo completamente diverso da come, cioè, completamente diverso, per noi completamente diverso. Se lo sentiste voi da fuori, magari non ve ne accorgereste neanche la differenza, sentireste soltanto la esce. La esce romagnola e quindi basta. Però, insomma, per noi è completamente diverso. Cioè, non puoi venire a Ravenna e dire che sei a Ravenna. Non puoi, non si fa.
Anche lì dipende dallo stile, magari in certe situazioni ci sta che non stia bene dirlo troppo spesso, sì, assolutamente. Ma anche lì poi è una questione anche di apprezzamento, anche se Beatrice comunque ha detto che, cioè, le piaceva che comunque non spacciasse le opinioni per certezza, insomma. Vabbè, Murakami lo amo di default. Ok, ottimo. Non tutti gli emiliani dicono Ravenna con la E aperta. Ok, ottimo. Tu sei emiliana, Giulia, e dici Ravenna. Mai detto Ravenna con la E aperta. Sì, penso anch'io che si aspettasse parecchie critiche, che si sia difeso prima ancora che qualcuno lo criticasse, l'ho pensato anch'io. Cioè, si sente moltissimo questa cosa, questa difesa anticipata. Se non mi ricordo male, era stato spesso criticato come scrittore per il fatto di aver pubblicato all'estero. Esatto, sì, infatti ne aveva parlato parecchio anche. Ah, Ravenna lo pronuncio sbagliato come la tua compagna. Ecco, non si fa, perché Ravenna lo pronuncia chi è di Ravenna, quindi lo sappiamo noi come si pronuncia. Magari adesso viene fuori che si dice Ravenna, io non ho idea. Non so mica come si dice. Cioè, nel senso, noi diciamo Ravenna, avremo ragione, boh. Ma nessuno in Italia può dire Ravenna con la E aperta. È un abominio da sentire, ok. Però lo dicono tutti. Cioè, tutti, un sacco di persone dicono Ravenna. Beh, ad esempio, c'è un comico che è stato a, come si chiama? Quel programma su Prime, LOL, che si chiama Luca Ravenna, o Ravenna, non lo so. Cioè, è scritto uguale comunque, e lo chiamano Luca Ravenna. E io, tutta, voi, vi potete, io l'ho visto il programma, vi potete immaginare quanto mi triggeravo ogni volta che sentivo nominare questa persona, perché si chiama Ravenna, ma Ravenna, dicevano. Ravenna e aperta lo dicono i sardi. Eh sì, i sardi dicono tutto quanto diverso da noi, quindi, cioè dal mio accento, quindi secondo me è anche quello. Forse anche con due V, Ravenna. Infatti, a me viene normale dire Ravenna praticamente quando lo dico, Ravenna, perché non è normale per me, quindi lo dico sbagliato anche dicendo con la E aperta. Oggi un'interruzione continua per me. Comunque, questo di Murakami è uno degli ultimi che mi mancano da acquistare, ma mi incuriosisce molto. Bene, cioè, bene per Murakami, mi dispiace per l'interruzione, ovviamente. No, credimi che a Vicenza pronunciano tutte le parole con la E aperta. Il mio ragazzo vicentino mi fa morire ogni volta, immagino. Abbiamo sardi in chat, we need consulenza. No, mi sa che sardi non abbiamo in chat. Che poi alcune persone non so in realtà di dove sono, quindi sono curiosa. D'ora in poi farò attenzione a pronunciarlo giusto. Vabbè, non succede niente, è semplicemente però un attimo di caricamento quando mi dicono Ravenna perché faccio un po' fatica. Come quando mi dicono tipo da voi in Emilia, e io ci metto un attimo, ma non perché sia un problema se dicono in Emilia, perché figurati, ma il problema è che ci metto un attimo a capire che non devo dire no, guarda, sono in Romagna, perché cioè, a volte, cioè, perché da noi sarebbe uno sbaglio, diciamo, ma non è uno sbaglio, e quindi ci devo mettere un secondo a capire. Quindi se mi dicono Ravenna, ci metto un po' di tempo a capire che stanno parlando di Ravenna, semplicemente perché non sono pronta psicologicamente, ecco, ma. Figurati, ma con tutte le parole che dico io male, insomma. Già anche, che so, Jessica o Jessica. Cioè, io dico Jessica, ma tutte le volte che lo dico penso, ma lei dice Jessica? Perché so che moltissima gente dice Jessica, tipo Jessica. Quindi, e quindi penso sempre, io la chiamo, ma anche, no, Beatrice, Beatrice, no, dai, nessuno dice Beatrice, dai. Anna, facile, Arianna, facile, Camilla, facile, Simona, facile, credo. Oh no, Simona, Simona esiste. Io dico Ravenna con la I chiusa, brava. E aperta, peggio che i peggiori siano i piemontesi. Che ne pensi? Sì, a lui anche apposta lo farebbe. Anche io dico Ravenna con la E aperta, voi come dite Monza? Io dico Monza. Si dice Monza, no? Monza. Anche io. Ecco, io pronuncio Ravenna come Fedez. Ecco, se Fedez dice una cosa è sicuramente sbagliata, cioè dico di pronuncia perché di solito, cioè, le dicono sempre male loro due. Io sono dello stesso paesello in periferia di Milano di Fedez, peraltro. Ah, ok. Allora ecco il motivo. Ah, Arianna, sì, infatti immagino, ma penso che in tutte le regioni pronuncino male le vocali aperte e chiuse, secondo me. Eh sì, da quello che so è quello più simile.
alla vera, cioè a come uno dovrebbe parlare veramente al fiorentino, cioè non il fiorentino, ovviamente l'accento fiorentino, quindi le e lo aperte e chiuse come le pronunciano a Firenze sono tendenzialmente molto simili alla vera, al vero modo, insomma al modo quello che si dovrebbe usare. Io dico sbagliato anche Monza con la Z troppo marcata. Beh, io non so fare. Cioè allora, io non ho la S e la Z essendo romagnola, quindi Monza posso dirlo soltanto a malapena. Io con la E chiusa, ma sono un mix di provenienze e non ho praticamente accenti. Che bello. Quanto ti invidio, Camilla. Vorrei tantissimo non avere accenti. Mia mamma è sarda e sfasa tutte le vocali, immagino. Però fa morire l'accento sardo, a me piace un sacco. Che bello, Camilla, sarda, voce musicale. Io ti invidio tantissimo, io veramente mi farei un corso di dizione per non parlare così come parlo, però poi mi sentirei forse, si può dire ridicola, anche se non è ridicola la parola, perché comunque uno che parla bene non è ridicolo, però se sei l'unico che parla bene in un posto, sei ridicolo te paradossalmente, quindi a parte che chissà dov'è il corso, vabbè. Sì, bisognerebbe andare a leggere la trascrizione fonetica di tutte le parole nel vocabolario, ma chi ha voglia, esatto. Ma tra l'altro io seguo anche su TikTok vari doppiatori che spiegano come si pronunciano le parole, tipo Francesca, cioè Francesca, io dico Francesca, però si dice Francesca o cose così, e praticamente cioè, tutte quante le cose che vedo quasi tutte le sbaglio, quindi so che sono sbagliati i modi in cui lo dico io, però se da me dici una parola, cioè, se comincio a chiamare una Francesca mi ridono dietro, nel senso, è giusto, io... Sono di Monza e tutti lo dicono con la Z sorda. Ok. Monza. Jessica è aperta io. Jessica, come lo dico io? Come gesso. No, gesso io lo dico con la chiusa. Gesso. Te dici gesso. Io dico gesso. Ma è sbagliato. Immagino sì. Ma davvero Monica, sono sempre stata cazzata dai miei amici di MB e invece allora hanno torto loro. Mio padre è milanese, mia madre è sarda e io sono cresciuta in Liguria. Per autoprotesta non ho alcuna cadenza. Che brava però Camilla. Vorrei anch'io. Però io non me ne sono resa conto, cioè non ho avuto nessuna cognizione cosciente del mio accento. Veramente bisognerebbe usare la Z sonora? Per me non fa differenza, l'unica cosa che esigo è che si scriva Jessica con la J e non la G. Beh, direi che è minimo. Perché da quando sono nata sbagliano tutti sulle torte di compleanno e laurea e ovunque. Immagino. Ma dai, però Jessica è un nome anche abbastanza usato, nel senso, ed è, cioè, in più sono con la G, ci sono pochissime Jessica con la G. Con la J, ho detto G due volte. Vabbè, comunque con la J ce ne sono tante, con la G ce ne sono poche. Mi viene l'orticaria, per la pronuncia non so, penso con la E aperta, come dici tu, va benissimo, insomma, ok, va bene. Jessica con la G, veramente terribile, no, veramente. No, ti prego, Jessica. Esatto, io devo specificare sempre quando sono loro con la G che dovrebbero specificarlo, non io. Esatto. Esatto, Sam, in teoria sono i fiorentini che pronunciano correttamente, poi con le cadenze regionali tutto cambia, esatto. No, no, si dice Monza, Zozzo. Non avevo pensato a ste robe. Simona non si sbaglia sulle torte. Esatto. Anche al mio suocero una volta hanno sbagliato a scrivere sulla torta il nome e ci è rimasto malissimo. Quindi è una cosa che cambia la vita in peggio. Che rimane il trauma. Allora dico giusto, grande Monica. Allora io pronuncio male. L'unica parola comune che sbaglio e di cui mi accorgo è vento, che dico chiusa ma dovrebbe essere aperta. Vento. No, non ce la posso fare. Vento si dice, non vento. Vento. Non ce la posso fare. Anch'io vorrei fare un corso di dizione per togliere la cadenza veneta. Non mi piace quando sento con l'accento veneto. Ma a me piacciono tutti gli accenti e l'unico che non mi piace è il mio, quindi in realtà a me piace. Poi comunque su di te io non lo sento tantissimo l'accento. Quindi in realtà non credo che tu ce l'abbia molto accentuato. Accento accentuato. Esatto, dico è aperta. È aperta. Jessica, gesso, fesso. No, fesso invece è chiusa. Ah, ok, fesso è chiusa anche da me. Gesso però diciamo noi, almeno io. Come Jenny, torta, Jenny. Esatto.
Accento veneto strapiace, sì, anche perché è molto felice. Io Monza, pronuncio con la Z sonora, come azzurro zanzare, Monza. Invece Zozzo la pronuncio sorda, come palazzo. Sono confusa. Ah, ragazzi, io non lo so, eh. Calzino, la Z la pronuncio come Zozzo. Calzino, calzino, Zozzo. Però tu hai un bell'accento veneto. Alcuni miei colleghi dei Monti Veneti parlano in un modo terribile. Ogni tre parole c'è una bestemmia. Vabbè, quello certo. Sono confuso tra... Ah, ok, tra la sorda e la sonora, ma è la Z di Zozzo. Zozzo. Non so più parlare, cioè io non so più le parole. Abbiamo detto troppe volte la Z, io non ce la faccio più. E non come zia. Zia e zia, sono abbastanza certa, zia, ok, quindi zozzo, zia. Io ho dei problemi seri con la Z. Io vento lo pronuncio aperto, vento, 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 come anche fetta, che invece la maggioranza pronuncia chiuso, no? Io dico fetta, infatti, ma dico anche vento però, cioè quindi tutte e due chiuse. Vai, oggi ci siamo persi negli accenti, sì, infatti sto facendo tutto tranne che parlare dei libri. Oddio. Ah no, librerete, vento è aperta e stratop. Ah, sì, quelli che abitano in montagna parlano stretto e dialettale, ad esempio il dialetto di Belluno e Stracupo. Ok, ho controllato la trascrizione fonetica e Monza con la Z sorda, cioè come palazzo. Palazzo. Monza. Non sapevo, la pronunciavo male. Il dialetto di Belluno è terribile, il tuo assieme a quello dei veneziani è l'unico che mi piace, poi tu ce l'hai poco marcato, esatto. Pensa il povero... JP Vanotti? Giovanotti? Ah, Giovanotti! Sono solo stasera senza di te. Sì, immaginate il mio compleanno di 18 anni. Arriva la torta. Sto lì impalata davanti a tutti alla festa e mi vedo la torta grande che ho scritto Jessica. Con la G. Che triste. Mi si è gelato il sangue, immagino. Stessa cosa la laurea, mi pare. Lo avevano detto con la G. Terribile. Odio profondo, ora ovunque vado dico Jessica con la J di default, anch'io Samantha con l'H, a volte mi chiedono dove l'H? Dove? Cioè a volte mi scrivono Samantha H. La Z sonora è quella di zanzara, mentre la sorda è quella di palazzo, sempre se pronuncio corretto. Okay. Il mio problema è che io non ho la Z sonora praticamente, dico male tutto. Allora è sorda Monza, grazie Arianna. Potevi pacciugare con le dita la G e farla diventare J. Io l'avrei fatto e dato il pezzo con la J rifatta a chi ha fatto preparare la torta. E adesso la mangi, esatto. Comunque i libri di cui parlare ci servono solo come appoggio per dare via altre discussioni. Sì, infatti stiamo parlando di tutt'altro. E non è manco partita da me sto giro la cacciara, esatto. Da chi è stato? Sono stata io? Mi sa di sì. Vabbè, capita. Andiamo al terzo libro, però i racconti di Kafka in che edizione ce l'hai? Perché immagino che non troverò mai quella giusta. Questo qui, possibile Mondadori? C'è speranza? Ci sono due Mondadori. Ah no, questo qui è Burr. Mondadori, Feltrinelli, ma Feltrinelli questa qui mi sa che c'è. Boh, meno racconti. Tutti i racconti Mondadori, ok. Tutti racconti, quindi questa direi. 500 pagine, dice, non mi ricordo quanto avevi detto. Un secondo, ok, ottimo. I racconti di Kafka, voto 4 e mezzo. Povero Kafka. Vediamo la mucca. Mucca, vieni qui con me. Io lo odio, non ce la posso fare, non lo capisco. Capisco. Capisco che non lo capisci. Mi fa venire mal di testa. Ma no, ma purino. Allora, a me Kafka piace molto. Non dico di capire tutti quanti i racconti, però. Quindi. Però in generale sì, credo di capirli. O almeno nello strato più semplice, perché magari ha più strati. Poi ce ne sono alcuni che sono veramente troppo belli. Ne ho presente uno, però non mi ricordo come si chiamano di nome, quindi. È difficile. Ovviamente non è la Metamorfosi quello che ho presente, ma un libro, uno meno famoso. Non mi ricordo. Dov'è che ce l'ho Kafka?
Teoricamente è un garzanti, quindi dovrebbe essere lì, ma non c'è. Quindi, boh, non so. Allora, io avevo letto solo le Metamorfosi tempo fa e non mi era piaciuto. Allora ho preso apposta questo libro con tutti i racconti per dargli una seconda chance. A me era piaciuto, la Metamorfosi è troppo bello, l'ho riletto, mentre gli altri non ne ricordo nulla, manco mezzo. Io l'ho riletto dopo il Mega GD. Allora, io avevo già letto la Metamorfosi. Mi era piaciuto, ma non tanto. L'ho riletto, quant'è, 3 anni fa per il Mega GDL. E ho letto anche i racconti che erano associati e mi sono piaciuti più gli altri racconti, forse perché sono ancora più belli. Però la Metamorfosi mi è piaciuta molto di più la seconda lettura, la prima non l'avevo capita molto bene. Io ho letto le sue lettere alla sua amata, non ci capivo niente. Ottimo, anche all'amata non era criptico anche con lei. Povero Kafka, però ti capisco, io ho provato a leggere i racconti alle superiori e anch'io li ho miseramente abbandonati. Sì, su Kafka andrebbe venduto con la spiegazione, secondo me. La Metamorfosi è l'unico che mi è vagamente piaciuto. Ok. E l'hai stroncato. Gli altri non hanno né capo né coda, cavolo. Mi dispiace. Eppure io me ne ricordo alcuni che sono veramente bellini. A me è piaciuto un sacco Il processo, brevemente, insomma, Il castello e Il processo sono i miei preferiti di Kafka. Io quello lo bramo, ma non lo trovo mai. Lettera a Milena, intendo. No, e quello mi manca. Allora, se non si capisce niente, è il libro giusto per me. Ottimo. Poi qua ci sono anche molti racconti incompleti. Quelli dopo averne letti una trentina li ho accantonati. Per quello dico che non l'ho veramente finito, ma abbandonato. Beh, quello è comprensibile. Dopo un po' ti rompi un po' le scatole. Un conto è un romanzo incompleto, un conto è un sacco di racconti. Io non so se sono stupida o lui fa apposta a scrivere cose senza troppo senso. Beh, sicuramente lui scriveva in maniera metaforica, insomma, però, cioè, non è questione certamente di stupidità. Boh, magari non era il momento giusto, o comunque non vi trovate, basta. Brava lettera a Milena, non ricordavo il titolo. Mancano le lettere a Milena e leggendo solo quelle di Kafka si fa fatica. Ah, beh, mancano le lettere di Milena, giusto. Cioè, ci sono le lettere A, ma non le lettere di Milena. Ok. Leggendo solo quelle di Kafka si fa fatica a capire. Sì, anche io l'ho apprezzato ancora di più la seconda lettura, la Metamorfosi, esatto. Cioè, ci sono altri autori, tipo Buzzati, che hanno delle trame magari non chiarissime, ma il messaggio passa e anche molto. Qua invece li finivo e dicevo, e quindi cosa cavolo vuol dire? Invece i messaggi di Kafka credo che mi siano arrivati. Cioè, magari la trama non del tutto, ma i messaggi credo di sì. Immagino avrei voluto anch'io che ci fossero pure le lettere di lei. Ecco. Beh, secondo me lo fa apposta lui. Per farti impazzire. Secondo me serve una bella preparazione per Kafka. Io ho letto Il processo dopo aver studiato l'autore in un corso d'università e con Il processo non ho avuto problemi. Anch'io Il castello e Il processo li ho letti dopo averli studiati, però non all'università, ma semplicemente alle superiori. Cioè, a voi cosa piace di Kafka? Io non capisco proprio. Ma io lo trovo geniale, nel senso quando è unico, nel senso, le trame che racconta sono strane anche per adesso. E se ti arriva il messaggio è sempre intelligente, insomma. Cioè, ce ne sono alcune che sono pazzesche di trame. Io adesso non posso raccontarle perché se le racconto sono un po' spoiler. Cioè, perché mi ricordo più il concetto che la trama in sé, quindi non l'inizio, ecco. Non riesco veramente a trovarci nulla di bello. Ma ci sta. Cioè, io pensavo di non aver colto perché ero piccola, invece seconda chance ancora. Io non lo so, io avendolo letto dopo ho apprezzato di più, quindi credo di averli capiti meglio, poi non mi ricordo la prima volta cosa avevo capito. Cioè, li ho trovati incomprensibili e anche brutti, e anche brutte. Sarà il suo male di vivere, la condizione di escluso, non so, le metafore che usa, ma io ho letto solo i racconti in pratica. Ma mentre voi, Beatrice, te l'hai letto Murakami, no? I finali di Murakami li capisci? Per chiedere. Perché io, ad esempio, i finali, non i libri di Murakami, ma i finali di Murakami tendenzialmente non li capisco. Mai. Cioè, secondo me Murakami andrebbe pubblicato con una postilla finale che spiega il finale.
Si vede che non è lo stile che fa per te, Bea. Sì, si vede che è un tipo di metafore, di messaggi che non ti arriva perché non è per te, insomma. Io di Kafka non ho ancora avuto il coraggio di leggere nulla. Avevo iniziato anni fa la Metamorfosi, ma non era il momento, l'ho tolto dopo poche pagine, ancora non lo riprendo. Le Metamorfosi, Processo, Il Castello, secondo voi da quale è meglio iniziare? Non lo so, perché a me piacevano più Il Processo e Il Castello, però la Metamorfosi è più semplice, credo. Quindi non lo so. Aspetto le altre che magari hanno un'opinione un po' più. Tra l'altro io il Processo e il Castello li ho letti quando ero più piccola, quindi non mi ricordo neanche molto. Quindi non ho grande cognizione di causa. Io ho apprezzato il fatto che non spiega tutto. Nel processo tutto quello che viene spiegato il lettore non lo capisce. Kafka voleva che il lettore non capisse niente, esatto. Il risultato che ti fa venire una forte ansia e apprensione ed è fantastico. Si inserisce bene nel filone distruttivo del Novecento perché distrugge il romanzo tradizionale con i capitoli, la costruzione della trama e il protagonista ed è fantastico. Ecco, grazie Arianna di aver spiegato in maniera magistrale il perché mi piace Kafka. Proverò a leggere la Metamorfosi e ti dirò la mia opinione. Ottimo. Io ho letto solo il processo, ma con una buona preparazione dietro l'ho apprezzato tantissimo. Eh sì, magari bisognerebbe cercare su internet un po' di spieghe. A leggere il commento di Arianna mi è venuta voglia di leggere altro di Kafka subito, sì, a me di rileggerlo. Sei una brava insegnante, esatto, molto. Ho letto solo Metamorfosi. Ok. Sì, i finali di Murakami non hanno molto senso, ma sono così belli che non mi interessa capirli. Ok, ottimo. Qua pensavo, ok, non è bello, ma sarà almeno interessante, avrà un buon messaggio. Invece per me è bello. No, a zero. Dopo 3 mesi che me lo trascinavo, l'ho abbandonato e penso che regalerò il libro a qualche amico perché non mi interessa manco tenerlo. Proprio mega no. Mi dispiace per il mega no. Io il Castello e il Processo non li ho letti. Io li vorrei rileggere, ma quando mai avrò il tempo non lo so. Sono molto molto curiosa di sapere quando mai avrò il tempo di rileggere anche questi. Va bene, allora, Il grido della rosa di Alice Basso. Il grido della rosa. Allora, il commento di Monica. Adoro il suo modo di scrivere. Adesso ci andiamo. Il grido della rosa. Ah, ok, allora Alice Basso, questa qui è cos'è la serie? Dove c'è la solita protagonista o è un'altra roba? Forse un'altra roba. Leggo soltanto Anita. Anita. Ok. Comunque per la cronaca sono andata su internet e le varie spiegazioni, anche le spiegazioni non hanno molto senso, sono delle cose mega assurde che comunque mi lasciano perplessa e non mi lasciano nulla come messaggio, sono un'esperienza di lettura negativa, capisco. Io una volta, io sono andata a cercare la spiegazione di un libro di cui credevo di aver capito la spiegazione, ma per curiosità sono andata a leggerla e la spiegazione mi ha fatto proprio schifo. Non so neanche se sia attendibile la spiegazione che ho trovato perché non era, insomma, una fonte per forza attendibile, ma è stato orribile. Alice Basso ha creato il personaggio di Vanni Sarka, esatto, la Ghostwriter, questa è un'altra serie con Anita. Ok, esatto, non mi veniva il nome, però Vanni Sarka avevo presente perché io ho letto quel libro che hanno dato gratis a Natale, la Ghostwriter di Babbo Natale, quindi avevo presente la protagonista. Se vuoi provare per vedere se può interessarti, prova a cercarli su Liber, ci sono PDF gratuiti scaricabili, ovviamente la traduzione non è spaziale, ma trovo molto utile questo sito per farsi un'idea del testo e per valutare se acquistare o meno il libro, è vero. E anche se io sono sempre di solito sfaticata e quindi non lo faccio. Quindi a te Monica piace molto come scrive questa autrice. Io posso dire soltanto della Ghostwriter di Babbo Natale che era stato carino, mi era piaciuto però non era il mio genere. Cioè, non proprio genere a livello genere letterario, ma non era il mio tipo di stile. Cioè, molto, non lo so, mi stava un po' antipatica la protagonista. So che non è normale, perché dovrebbe stare simpatica, ma a me stava un po' antipatica la protagonista. Un po' quel genere che deve far battute a tutti i costi, non lo so, non mi piaceva moltissimo. Grazie Arianna, ma mi sa che a sto punto ormai è non forever, ma fai bene, perché cioè, era già la possibilità questa. Per una terza chance aspetterò decenni se non mai. Vabbè, con tutti i libri che ci sono, fai bene. Direi che fai bene.
Voi altri, a liceo basso, avete detto qualcosa? Esatto, si fai bene, c'è tanto altro da leggere. Cioè, se Kafka non è il suo, fa assolutamente bene. Ci ha provato, ci ha riprovato e basta. No, io non ho letto nulla nel liceo basso, anche questo libro è recente, vediamo. 20 maggio 2021, quindi sì, è recentissimo. Ed è un'altra serie, ha detto Monica, con Anita. Io ho autrici italiane, non mi esprimo, gusti differenti. Sì, esatto, te. Anche se questo qui non credo che sia molto. Oddio, io non lo so perché la ghostwriter di Babbo Natale era proprio minuscolo. Però non era molto legato al territorio quello. Esatto, si è anche impegnata troppo per cercare di far solo piacere, esatto. L'ho ascoltato su Storytel letto da caro figlio. Oh santo Dio, caro figlio legge, cioè, legge anche i libri degli altri adesso. Il primo libro che ha scritto e che ha letto lui. Il primo libro che ha scritto e che ha letto lui. Forse questo qui è il giudizio. Si è già passato al secondo libro, ok. Ok, no, infatti non capivo perché quello dopo era di caro figlio, quindi. Questo libro mi ispira moltissimo. Questo qui è il primo di una serie, Monica. O è già dentro la serie, che noi, qua, su Amazon non c'è scritto niente. Non neanche io ho mai letto Alice Basso. Mai letto niente di Alice Basso, purtroppo avendo la prima conosciuta come influencer. Ah, è un influencer. Terribile. E non mi piace, ormai dei pregiudizi su di lei non mi ispira proprio, immagino. Immagino. Grazie per aver apprezzato l'impegno. Oddio, sono già passata al secondo libro, basso non so chi sia. Scusa Sam, sto facendo casino, stavo preparando il messaggio e l'ho fatto partire, non ti preoccupare, Monica. Quando hai tempo dici di questo qui. Sì, esatto, stessa cosa anch'io. Ora che so che è un influencer ho drasticamente perso interesse. No, ma adesso devo andare a cercare subito, scusa. Cioè, io non lo sapevo, ma influencer dove? Su Instagram? Alice Basso. Che scandalo. Sono sconvolta. Ma sì, proprio un influencer. Che triste. Non mi ispira più neanche a me. Oddio, non vorrei aver fatto confusione tra due omonime, ma internet non me ne dice un'altra, nel senso che fa venire l'influenza. Ma anch'io sapevo che era un influencer, no? Beh, oddio, io non so la faccia che ha, quindi non so se è questa, ma immagino di sì. Però non parla per niente dei suoi libri. Cioè, lei scrive libri, ma non. Proprio non. Cioè, non vedo proprio i suoi libri, quindi non so se è lei. Però immagino di sì. Beh, sono contenta di aver letto il libro prima di averlo saputo perché altrimenti sarei stata molto 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 pregiudizievole e quindi. Quindi sono contenta di averlo letto prima, così non mi è piaciuto perché non mi è piaciuto e non perché sapevo che erano influencer. È il secondo della serie di Anita, ok. Ah, è un influencer terribile. Pensiero condiviso. Sì, dai, per favore. Oddio, non vorrei aver fatto confusione tra due omonimi, l'ho già letto, nel senso che Famiglia e Influenza l'ho già letto, beh, a sto punto invece io me lo leggerei, poi andrei a cercarla per farmi un'idea. Monica, ti è piaciuto? Lei ha detto che gli piace come scrive. C'è un libro che è nella bio, ma non è questo. Ah, giusto, è vero, non ho guardato la bio. No, allora forse. Ah. Ok, è nel link per comprarlo, ok. Poi c'è anche Alice Basso scrittrice. Aspettate, c'è anche Alice Basso che scrittrice però. Non ha la stessa faccia la scrittrice. Autrice Garzanti Libri, ultimo libro, Il grido della rosa. Oh, aspettate, sono in panico. Cioè, teoricamente questa qui è Alice Basso scrittrice, mentre
L'influencer è questa. Cioè, non c'entrano proprio niente. Non mi sembra sia un influencer. Infatti, mi sa che no, eh. Mi sa che no, perché, oddio, cioè, non è ufficiale il libro. Quello Alice Basso scrittrice non è ufficiale, però. Però è seguito da varie persone che conosco. Quindi, credo che sia quella vera. Niente, quindi. Mi dispiace, Alice Basso, sei diventata la nostra do nuova Donatella di Pietrantonio. Abbiamo parlato male di te senza motivo. Prima foto, ecco, quindi non è l'influencer. No, aspetta, mi sa che ho fatto confusione. Quella che fa l'influencer ha scritto un libro, ma non questi. Ok, ottimo, almeno. Sì, molto è troppo, però a me piacciono i suoi libri. Ok. Io non ne ho letto soltanto uno, appunto, che era un raccontino dato gratis, quindi non potevo, però non, mi è stata proprio antipatica la protagonista, quindi non mi ha fatto venire voglia di leggere altro. Questi sono di un'altra, scusate. Ottimo. Per carità, so che è sbagliato criticare a priori un libro perché è stato scritto da un influencer. Vedi il caos che è uscito con il libro di Camilla Wakely, anzi non lo so neanche io. Cami Oak, tipo. O come si scrive, però come spesso dico c'è tanto altro da leggere. Ma io sì, cioè io non sono contraria in realtà. Cioè nel senso io non li compro. A me non interessano, se uno li vuole leggere che li legga. Non c'è niente di male. Però io proprio, io ho un problema con le influencer, non con i libri scritti dagli influencer. Proprio io ho i problemi con gli influencer, quindi è quello il mio problema, non con i libri. È che mi era capitata la pubblicità di quel libro, ho pensato che fossero tutti suoi. Beh, è normale, sarebbe successo anche a me. Beh, vabbè, dai, magari se online c'è anteprima leggibile. Mi sa che è omonima, ok, non mi sembra sia un influencer, ok, sì, sono dei diversi, ho fatto confusione io per due nomi uguali, ok, la prima foto, va bene. Sai quanti si sono confusi? Infatti lei ha scritto scrittrice forse per non confondersi con l'altra, magari. Il mistero di Alice Basso, la ghostwriter è lei che non si capisce chi è, esatto. Sam, cosa? Cosa Simona? Dimmi. Scherzi a parte, va a finire che davvero sono omonime. Eh no, ma sì, sono omonime davvero. Io no, dipende chi è influencer, tutto dipende. Magari una non è influencer e ce la definiscono. Ah, quello sì. Vabbè, anche a me mi definiscono influencer, eh. Cioè, a me. Quindi, no, se gli altri definiscono una influencer è un discorso. Se una scrive, soprattutto nel mondo dei libri, l'occhio mi è diventato molto più rosso di prima, mi dispiace. Aspettate che mi metto piccola così non mi vedete. Dicevo, se una si autoproclama book influencer, a me fa venire proprio la pelle d'oca. Ho un problema grosso, lo sapete, almeno credo che sappiate che io sono una persona che tende, cioè io sono molto per il vivi e lascia vivere, no, comunque non me ne frega niente di quello che fanno gli altri, eccetera. Però effettivamente quando leggo una persona che dice i miei follower o sono una book influencer o lo scrive apposta per fare la figa, cose così, mi dà dei problemi, ammetto. Ammetto che questa cosa mi dà dei problemi perché fa quello che faccio io e lo svilisce e quindi mi dà fastidio, mi crea un problema. Poi detto questo, vivo lo stesso, però effettivamente ho un problema con questa cosa. Ammetto di avere un problema. E non per i libri, cioè nel senso uno può scrivere un libro e essere quello che vuole, che a me non frega, tanto io non lo compro in caso non mi interessasse. Però non lo so, non mi piacciono le persone che si credono. Sti cazzi, insomma, questo non mi piace tantissimo, quindi mi stanno proprio antipatiche le persone che fanno così. Anche perché poi adesso ormai se non scrivi book influencer non sei nessuno, quindi praticamente, cioè perché la gente cerca book influencer adesso nella ricerca Instagram, voi non, cioè è proprio una questione di sei scemo se non lo fai, capito? Mentre io non lo faccio nonostante tutto perché appunto è una cosa che mi dà un fastidio tremendo. Basta, non avete scritto nient'altro. Quindi vado avanti con quello di caro figlio che ha letto da solo, così sappiamo finalmente qual è. Testimone inconsapevole. Testimone inconsapevole. Allora, ah ok, di Sellerio questo. C'è l'audiolibro,
Letto da caro figlio, immagino, anche audiolibro adesso l'ho detto tipo romagnolissimo, immagino, audiolibro ho detto. Ricordo molto bene il giorno prima, anzi il pomeriggio prima che tutto cominciasse. Ero arrivato in studio da un quarto d'ora e non avevo nessuna voglia di lavorare. Oh, qui legge Avevo già meno. controllato la posta elettronica, la posta cartacea, riordinato qualche carta fuori posto, fatto un paio di telefonate inutili. Ma è possibile che leggesse meglio al primo libro che adesso? Cioè, perché poi ha imparato a fare il punto interrogativo finale? Qual è stato il problema? Oddio, questo l'ho letto anni fa e mi era piaciuto un sacco, ma non mi ricordo un cavolo, cioè non ricordo perché mi fosse piaciuto. Vedi che ti piacciono gli italiani, vedi che ti piacciono gli italiani. Dicevo che c'è la trama, non è male, ma letto da lui non c'è da spararsi. Beh, io ormai mi sono abituata, caro figlio. Potrei rileggerlo. A me non è piaciuta la sua lettura, non ascoltare sound che poi te nervosisci. No, ma ormai io sono affezionata alla lettura di caro figlio, mi manca anche quasi. Quasi quasi. No, per carità, io un giorno ho dato di matto perché una ragazza di boh 25 anni circa che ha scritto lettere, che credo non sia ancora laureata, ha detto: "Io di grammatica so tutto". Che fenomeno. Io così, what? Ma serio? Io non sopporto queste cose, neanche il critico letterario più preparato del mondo può dire una cosa del genere, certo. Nessuno è arrivato nella vita. Non si smette di imparare, voler migliorare, queste cose mi fanno accartocciare lo stomaco. Lei fa la correttrice delle bozze random da sé e pensa di sapere tutto, ma dai. La odio, io la detesto, la gente così, la detesto. Quindi sono d'accordo con te, completamente proprio. La gente così proprio non la sopporto. Il problema è che la gente così nella vita è quella che va meglio. Perché? Perché nella vita se sei convinto, convinci gli altri. Cioè gli altri sono molto più convinti se tu sei convinto. Mentre se sei come me, che sono tutta quanta non convinta, non convincente, praticamente se io parlo do una sensazione di preparazione, di essere, insomma, competente, minore di quello che magari sono, mentre altre persone a un livello inferiore, per come sono, per come se la gestiscono, sembrano più serie. E quindi lo odio doppiamente perché so anche che se facessi in quel modo, mi converrebbe da un certo punto di vista, però sarei una persona che odierei, quindi non lo farei mai. Mi sa che c'è la libreria mia madre, vado a cercare, ottimo. C'era una ragazza autistica che sa tutto sulla grammatica. Io gente così la lascio parlare, altrimenti mi viene nervoso allucinante. Infatti, veramente, cioè, non ne parlo più perché anche a me avrebbe fatto venire un gran nervoso. Sicuramente io non la seguo questa persona, perché se l'avessi visto non la seguirei, quindi. Il giorno del sacrificio. Io credo che se seguissi di più Instagram, seguirei meno gente. Perché praticamente dovete sapere che praticamente Instagram non lo guardo mai, cioè io Instagram lo uso soltanto per pubblicare e quando lo guardo da utente mi capita sempre almeno una volta di vedere una roba che mi dà fastidio, quindi lo uso pochissimo come fruitrice. C'è anche da dire che più un universo limitato e ci fai pratica, ti cominci di saperlo padroneggiare alla perfezione, certo, però un po' di umiltà, un po' di consapevolezza, di sapere che non puoi sapere tutto ci vorrebbe. Poi adesso non so ovviamente come è stato tirato fuori tutto, però da come l'ha detto Jessica sembrava proprio una sparata da sbruffona, ecco. Esatto, sta gente va avanti nella vita, pazzesco. Io metto in discussione pure chi sono e gli altri invece, boh, sono convinti proprio. Ma il segreto però è quello. Il segreto è quello. Invece no, non ho capito se quanto ti è piaciuto quello di caro figlio. Infatti ormai stiamo lasciando poco spazio. Io sì, ci sono un sacco di pagine interessanti se le segui. Bisogna scoprirle. Allora io sono molto restia a mettere il segui perché poi non mi piace togliere i segui, quindi non lo metto. E quindi le vedo di rado le pagine che non seguo, insomma. Anche perché non guardo, appunto, io lo uso veramente poco Instagram e quindi mi capita di rado, quindi mi capita di solito con le persone che interagiscono con me di vedere le loro pagine, quindi è soltanto per quello. Quindi un sacco di persone che magari non interagiscono con me sono interessanti e io non le conosco però. Certo, ma la grammatica è uno degli aspetti che maggiormente muta e cambia, per cui diventa molto difficile sapere tutto sulla grammatica, esatto.
E poi comunque ci si sbaglia, ci si può sbagliare, dai. L'ultimo di Paoli è un thriller dell'ultimo di una serie, mi è piaciuto, ok, anche questo qui in serie allora. E quello di Caro Figlio era in serie, anche quello. Sì, il libro mi è piaciuto, è la sua lettura che non ho amato, esatto. Yes, viva la Crusca. Ok, quindi il primo e il terzo erano una serie. Caro Figlio non ho capito. E comunque questo qui è l'ultimo di una serie, quindi in ogni caso immagino consiglieresti di leggere gli altri, insomma. Il rumore della pioggia è il primo. Gigi Paoli non l'ho mai sentito. Mai sentito. Mi manca proprio del tutto, mi sa. Quello di Caro Figlio credo sia primo che ha scritto, ho voluto iniziare da primo. Ok, sì, giusto, l'avevi anche detto. Ok. Hai fatto bene, Monica. E capisco per la lettura, però non ti sei abituata a lungo andare, perché io dopo un po' di tempo sono riuscita ad abituarmi psicologicamente. Qua piove e io ovviamente ho voglia di pizza da asporto. Io sapete che ho questa sorpresa di cosa mangerò, perché visto che io e il fidanzato non abbiamo modo di comunicare praticamente durante il giorno, perché lui è in call continuamente, io adesso ho fatto la diretta, gli è toccato a lui scegliere che cosa mangiavamo oggi. Quindi potrei mangiare tipo l'insalata con la mozzarella, come la pizza, come il sushi, come andare fuori, cioè non ho idea di che cosa farò stasera. Quindi ho questa suspense. Neanche io conoscevo quest'autore. Infatti non l'ho mai sentito. Paolo scrive bene, provatelo, dovete partire dal primo però. Ok? Sì, infatti partirò dal primo. Guardo se non c'è però in nessuna. Non c'è su Audible, non c'è su Unlimited, vero? C'è su Unlimited. Bravo Paoli, Gigi Paoli, bravo. Bravo Giunti anche. Lo proverò allora con Unlimited, spero di ricordarmi. Uno dei milioni, delle milioni promesse. Io avevo seguito 3 anni fa quando avevi cominciato gli sconti Amazon, ma usando poco Instagram poi ho smesso. Ricominciando ad usare Instagram per libri e altri interessi, visto che però ci perdo un po' troppo tempo. Immagino, purtroppo i social hanno questo problema. Io ammetto che Instagram proprio non. Cioè, io sono più. È più facile che perda tempo su TikTok. Per quanto io non sia da TikTok, cioè nel senso non ho neanche l'età giusta. Però su TikTok mi perdo. Invece su Instagram dopo un po' mi annoio. Perché io seguo soltanto. Allora, premessa, seguo soltanto persone che parlano di libri. Quindi non vedo cose di Instagram in generale. Non seguo niente che sia di Instagram. Però le cose sui libri veramente. Sono ripetitive in una maniera, cioè, grave, nel senso ce ne sono veramente tante. Quindi io semplicemente dovrei farmi una listina e me lo riprometto sempre di fare una listina di quelli che voglio proprio vedere e che poi sono anche quelli di cui ho attivato il post. Il problema è che io le notifiche ne ricevo milioni e già non me ne accorgo quando mi arrivano le notifiche. Quindi mi perdo sempre tutti quanti i post delle persone che mi interessano e non seguo mai niente alla fine, non seguo mai niente. E dopo un po' io su Instagram mi annoio perché vedo le persone che fa. A parte che a me fanno arrabbiare troppe cose su Instagram, cioè a partire da quelle che fanno le collaborazioni a pagamento e non scrivono neanche regalato, tipo, cioè nel senso la trasparenza a me fa incavolare da morire quando manca. Poi ci sono quelle che parlano soltanto di libri che gli arrivano, poi ci sono quelle che parlano soltanto di libri, insomma, che prendono i like, insomma, a me fa innervosire un po' tutto, quindi. Non lo guardo, non lo guardo. Però ce ne sono due o tre che voi non conoscete, intendo, cioè a parte voi, che mi piacciono molto. Quindi loro quando posso le vado a seguire. Tanto che mi dimentico di andare a vedere i loro post. E ovviamente Instagram mi fa vedere i post delle solite 3 persone, quindi non vedo mai niente. Per curiosità, visto che è sempre un sacco. Aspetta, io avevo seguito 3 anni quando vi ho cominciato, l'avevo letto. Per curiosità, visto che hai sempre un sacco di titoli interessanti. Sta parlando Monica. Hai un libraio che ti consigli? O quando vai in libreria prendi secondo l'ispirazione? Sì, infatti è una curiosità che mi interessa molto anche a me. Magari un giorno potremmo parlarne. Facciamo una diretta. Vi andrebbe di fare una diretta un giorno in cui parliamo un po' di come scegliamo i libri, eccetera. Io invece non so che cucinarmi, uff, ma perché è così difficile capire cosa fare da mangiare tutti i santi giorni? Allora, è proprio la base. D'estate non si cucina. D'estate non si cucina. Cioè, si campa a mozzarella, formaggio e verdura e gelato e frutta, ovviamente.
Io ti ho trovata su Insta, Sam, ma immaginavo, perché alla fine Instagram è la cosa che va meglio, tra virgolette, tra le mie cose. O anche il blog soprattutto, però dal blog magari non credo che vadano nei social. Vero, io sono sempre alla ricerca di qualche nuova ricetta. Un po' entrambi, mi piace tenermi aggiornata sulle ultime uscite, non leggo sugli italiani, però mi piace leggere di tutto. I classici li vedete meno perché ci metto un sacco a leggerli oppure perché sono nei GDL di Sam, ok? Anch'io ti ho trovata quasi per caso su Instagram, ma è stata così contenta di averti trovata, sono contentissima. Mi fa molto piacere. Io seguo le robe che mi piacciono e da lì scopro quelle collegate. Se è una tortura, sì, beh, bisogna, che bisogna perdere, come tutte le cose, dovresti impiegarci del tempo per farla bene. E a me non va, non mi va di impiegare il tempo lì. Perché ce ne sono, appunto, ripeto, ce ne sono talmente tante che mi fanno arrabbiare che se perdo un'ora di tempo per poi incavolarmi anche, meglio di no. Sì, è una tortura, tre cose che non ho in casa, che cose che non posso mangiare, che rottura dovresti fare da mangiare sempre. Esatto, questa qui è una delle maledizioni peggiori dell'essere adulti. Sì, ti prego, Sam, bellissima idea, ottimo. Allora ne parliamo, lo facciamo. Io seguendo voi le recensioni dei giornali e degli inserti dei quotidiani. Io avevo iniziato con la lettura, ma poi, cioè, proprio non, mi sono accorta che non sono per niente d'accordo e quindi, e quindi ho smesso di fidarmi della lettura. E la di Pietro Antonio l'ho letta per colpa della lettura. Io adoro cucinare anche d'estate, ma sono masochista. No, io odio cucinare anche d'inverno. Cioè, io proprio cucinare è una cosa che detesto, ma proprio è in cima alla lista delle cose che devo fare durante il giorno che odio di più. Quindi d'estate uso la scusa del caldo per lasciare il fidanzato senza cibo. La lettura inserto del Corriere, suppongo, sì. Sì, io in realtà sono iscritta, cioè ho l'app. Sono nell'app, ho l'abbonamento all'app. Io mi faccio anche il pane fatto in casa, solo che per cuocerlo sono 250 gradi, per cui ti capisco. Oddio, che caldo. Il pane fatto in casa, troppo buono, mi piacerebbe tantissimo non farlo io, ma se me lo facessero sarei super felice. Ma cavolo, che caldo. Io vi ascolto mentre taglio le zucchine, ecco. Io prego che non ci siano le zucchine invece perché non mi piacciono. Allora, facciamo che sono le 19:22, andiamo? Credo di aver. Ah no, è il libro di Anna. Prima è il libro di Anna. Anna, com'è che si chiamava il tuo libro? Il libro dell'università terzo? Facciamo un attimo quello veloci. Io mangio da mia mamma, olè. Ecco, questo qui è una cosa che mi manca, la mamma che cucina. Anche io odio cucinare, soprattutto d'estate non mi va mai nulla. Ma io veramente d'estate camperei soltanto a frutta e gelato. Cioè, non ho neanche voglia di mangiare cose vere. Io quello non l'ho, granché, piuttosto sette del Corriere, io donna, eccetera, le colonne dei giornali, sulle classifiche del più letto comprato per categorie. Ho capito. No, io soltanto quello perché a livello di ricerca mi era utile l'app. I giornali in sé non li compro perché semplicemente non sono molto brava ad andare in edicola nei giorni giusti. Ah, vero, mi ero dimenticata la macchina del tempo di Gruzinski, ok. Vado subito. La macchina del tempo Gruzinski. Ok, dici tutto. Tanto me lo scrivo. Sono curiosa. Allora, 1, 2, intanto che Anna scrive, io conto quanti siete in chat. 3, 4, 5, 6, 7, Barbara 8, Mauro 9, direi, credo che ci sia. Uno sarà il mio fidanzato che è nascosto. C'è comunque una persona che non scrive in chat, almeno una. Cioè, Mauro che si presenta all'inizio all'appello, ma poi fa sboccia. Poi ci sarà il mio ragazzo sicuramente che è magari online, ma non sta neanche ascoltando perché è oggi in call continuamente. Però c'è qualcuno che non. Allora, devo dire che l'altra l'avevo consigliata. L'altra volta, sto saltando le parole. Lo avevo consigliato per la parte che avevo letto. Ale. Ma andando avanti l'ho trovato un po' pesante e ripetitivo, quindi come lettura iniziale sull'antropologia del Sud America forse non lo consiglierei. Che
Credo ci sia di meglio, ma non so dare titoli perché non ne conosco. Ok, va bene. A me dice siamo in 10 in chat. Ah, ok. A me dice che ci sono 11 spettatori, però potrebbe anche sbagliare. Soltanto che tutte quante le volte che mi arriva poi il riassunto, in realtà le persone che guardano sono sempre di più di quelle che scrivono. Bella l'idea di partenza, cioè far vedere come l'Europa ha scritto la storia del mondo nel 500-600 con una prospettiva eurocentrica, però si dilunga un po' troppo e non mi ha fatto impazzire. Ho capito, va bene. E quindi la prima parte che avevi letto, quant'è di pagine rispetto a... Tu sei l'undicesima, direi. È vero, sono io! Ma Simona, sei un genio, sono io! Non mi contavo, non mi contavo. Hai ragionissima. E allora, le pagine in totale sono... Non c'è scritto. Fantastico. 339, cioè quindi delle pagine iniziali che avevi letto, che ti avevano commentato, quante erano di queste? Io come libro sull'antropologia avevo letto Adolescenza in Samoa di Margaret Mead, boh. Molto molto bello. Ok. Samoa, l'isola di Samoa. Stevenson. Stevenson. Per nulla pesante, molto scorrevole. Ah no, è solo esperienza di smanettamento. No, invece genio. Un po' meno della metà, credo, ok. Va bene. Era tanto per capire una proporzione, anche perché costa un po', però. Va bene. Ok. Allora dai, vi saluto perché sono 19:26, siamo super in ritardo. Vi saluta anche Mucca. Mucca, saluta. Ciao, ciao. Ci sentiamo domani. Sì, domani facciamo la diretta. E facciamo, continuiamo i libri del 2021, però non so cosa fare, poi mi direte nella chat cosa mi consigliate di fare dopo, perché c'è soltanto, ci sono soltanto 3 libri di cui parlare, quindi o la blocchiamo alla fine dei 3 libri, o la blocco solo su Instagram e poi continuiamo su Twitch a fare chiacchiere varie, oppure terza opzione, facciamo qualcos'altro dopo aver fatto quello. Dopo me lo dite in chat perché adesso vi lascio stare, anche perché non so cosa devo fare io per cibo. Ne farai 2 su 3. Vabbè, perché con te che parli, dici? Beh, magari. C'è speranza, dai. Buonissima serata a tutti e grazie. Buonissima serata anche a te, Monica. Spero di esserci domani. Spero anch'io. Ciao, buona serata. Domani ho robe varie, ma dovrei esserci. Speriamo. Ciao a tutti e a tutte. Ciao, ciao, ciao.